Quali sono le migliori impostazioni da utilizzare quando stiamo scattando o filmando con la nostra Canon EOS 80D? Questa è una domanda che mi è stata fatta da qualcuno di voi, da un utente, che mi ha fatto questa domanda riferita in particolare alla 90D. Io non ho in mio possesso quella fotocamera, ma ho in mio possesso il modello precedente, la Canon EOS 80D, per cui oggi vado a farvi un video in cui vi mostro quali sono le impostazioni che io utilizzo su questa fotocamera. Ovviamente la mia è una traccia, un consiglio, non significa che dovete usare esattamente le stesse impostazioni. Anzi, vi invito durante il video, durante l'illustrazione, a riflettere su quelle che sono le implicazioni di alcune delle impostazioni che io utilizzo, in maniera tale che se le vostre esigenze sono diverse, potete optare per una scelta differente, tarata appunto su quello che dovete realizzare con questa macchina. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi, come detto, parliamo di fotografia e video con Canon EOS 80D. Andiamo a esplorare tutti i suoi menu, perlomeno quelli che vado a utilizzare. Nel momento in cui non vi parlo di una voce di menu, significa semplicemente che io non la utilizzo e che quindi l'ho lasciata come di default, come quando trovate la macchina nuova dentro nella sua confezione. Tutte le voci che utilizzo vado invece a illustrarvele in maniera tale da spiegarvi che cosa fanno queste voci di menu e perché cosa le utilizzo io. Prima di cominciare vi ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto, che potete seguire il canale in maniera del tutto gratuita cliccando il bottone qui sotto, attivate anche la campanella in modo da non perdervi le notifiche, lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che ne vedremo delle belle. Benissimo, ma bando alle ciance, eccoci qui con la fotocamera. Nel primo menu, come potete vedere, abbiamo la qualità d'immagine. Io come sempre ho impostato qualità RAW e nessun JPEG. Avrei potuto impostare RAW più JPEG, questo è un touchscreen quindi posso andare a toccacciarlo. S-RAW è il RAW compresso, non lo utilizzo mai, io di solito uso RAW e basta. Nel momento in cui utilizzo RAW più JPEG posso avere delle anteprime pronte all'interno della mia scheda di memoria, quindi nel caso dovessi fare un lavoro e mandare delle anteprime in maniera rapida senza fare la post-produzione posso impostarla in questo modo, ma normalmente io preferisco utilizzarla in questo modo, così salvo spazio e ho solo la massima qualità. Prossima voce di menu, Image Review 2 secondi. Questo serve a vedere l'anteprima dell'immagine che abbiamo scattato per 2 secondi dopo ogni scatto. Io la tengo abilitata perché può sempre servire. Nel momento in cui non la voglio guardare, semplicemente non la guardo. Beep è semplicemente questo. Quindi nel momento in cui vado a mettere a fuoco sento questo beep. In certe circostanze può essere estremamente utile, in certe altre circostanze può disturbare il soggetto. Quando ho la dimestichezza necessaria con il mezzo fotografico lo disabilito sempre. Quando ho appena acquistato una fotocamera magari lo tengo acceso per prenderci la mano e per capire quando è che mette a fuoco. Dopo un po' diventa così naturale che posso anche spegnerlo. Release Shutter Without Card è su off, in questo modo se vado a scattare e non c'è la card inserita mi viene notificato immediatamente, quindi non corro nemmeno il rischio di continuare a scattare senza la memory card inserita, è solo una precauzione. Correzione dell'aberrazione, io tutte queste cose le ho tolte perché sono tutte cose che preferisco fare in post-produzione, preferisco farle io, quindi non mi affido alla fotocamera per fare questa cosa. Queste due sono impostazioni che utilizziamo solamente quando stiamo utilizzando un flash, quindi adesso non ve le faccio neanche vedere. Oh, questa è una delle mie voci di menu preferite perché qui, andando a girare la rotella dei tempi, possiamo impostare il bracketing, quindi possiamo andare a dire alla nostra fotocamera di realizzare non uno scatto ma tre scatti. Quindi uno scatto centrale, uno scatto sottoesposto e uno scatto sovraesposto. Questo serve per realizzare fotografie HDR. Una volta impostato dobbiamo andare a dirgli ok, altrimenti torniamo a zero e così facciamo semplicemente uno scatto singolo. Speed settings, allora 400 ISO sono gli ISO impostati in questo momento sulla fotocamera. Per range si intende la forbice di ISO che questa fotocamera è in grado di raggiungere, quindi io adesso potrei anche metterlo a H, che significa espanso 25.600, ma preferisco lasciarlo a 16.000. Questo significa che nel momento in cui io vado a modificare i miei valori ISO posso stare tra 100 e 16.000. Questo è utile perché io per esempio potrei non voler superare gli ISO 6.400, cosa che per esempio ho impostato per le modalità automatiche, quindi quando scatto in automatico i miei ISO non andranno mai oltre 6.400. Va anche detto che io non uso la fotocamera in automatico, quindi non succederà mai. Minimum shutter speed per le modalità automatiche, anche qui possiamo impostare uno shutter speed predefinito quando scattiamo in automatico, ma di nuovo io non uso queste modalità. Ottimizzatore automatico della luce lo tengo spento. White balance in questo momento è impostato su flash perché ho scattato col flash l'ultima volta che ho utilizzato la camera. Normalmente io utilizzo auto
white balance perché di solito mi dà ottimi risultati. Se sono in contesti complicati utilizzo Key e vado a impostare direttamente la temperatura colore che voglio in camera. Lo faccio soprattutto per il video, questa è una fotocamera che utilizzo molto spesso per fare video e ho bisogno della massima accuratezza perché altrimenti viene tutto sbagliato. Color Space Adobe RGB, questo è un valore che serve solamente se scattiamo in JPEG, è comunque bene impostarlo su Adobe RGB perché da Adobe RGB si può passare a sRGB, ma il contrario non è così facile. Picture Style, anche questa è un'opzione che serve quando scattiamo JPEG, io lo tengo comunque impostato su standard. Tutte queste opzioni le tengo off, in particolare questa è una funzione che serve a ridurre il rumore quando facciamo lunghissime esposizioni, quindi sopra i 30 secondi. Il problema di questa funzione è che ci mette altri 30 secondi a processare l'immagine, ci mette il tempo di posa raddoppiato, quindi se abbiamo fatto una posa da 3 minuti ci mette altri 3 minuti a processare l'immagine per rimuovere il rumore, quindi non la uso mai. Riduzione del rumore ad alt ISO pure la tengo off, sono tutte cose che preferisco fare in post produzione. Modalità di cancellazione della polvere, anche questa è una cosa che non faccio. Esposizione multipla è una cosa che non faccio perché preferisco farmela a casa scattando le foto separate, però è possibile attivare l'esposizione multipla e andare a scattare più foto che si vanno a sommare automaticamente in camera. Sul menu numero 4 io non toccherei proprio niente, se non che abbiamo il mirror lockup. Questa è una funzione che serve ad aprire lo specchio, la possiamo utilizzare nel momento in cui non vogliamo introdurre vibrazioni nei nostri scatti. Abbiamo anche l'aspect ratio e quindi possiamo scegliere di scattare direttamente in formato quadrato o in 16 noni o in 4 terzi. Io vi consiglio di scattare a 3 mezzi perché questo è un sensore da 3 mezzi, quindi qualunque altra opzione vi sta facendo rinunciare a una porzione di immagine, mentre potete rifilarla dopo in post produzione, che è sempre la scelta migliore. Live view shoot ovviamente attivato, quindi possiamo andare a scattare in live view. Qui abbiamo i metodi di messa a fuoco e abbiamo tracking, quindi la camera tenterà di seguire il soggetto anche se non è una mirrorless, quindi i risultati saranno lievemente sottoperformanti. Touch shutter disable, io ho tolto questa funzione che permette di scattare premendo sul monitor touch, io non la voglio questa cosa, voglio scattare con lo shutter e basta perché sono un fotografo di quelli vecchi. Grid display in questo momento è off, ma io potrei mettergli un bellissimo 3x3 o addirittura un 3x3 con la diagonale, che quindi mi va a disegnare dentro nel mio oculare questa griglia in maniera tale che posso andare a comporre più facilmente. Exposition simulation attiva, in questo caso a monitor e premendo il bottone di esposizione sul frontale della lente posso andare a simulare quella che sarà la mia esposizione. Silent live view, questo è per scattare in maniera silenziosa quando siamo in modalità live view. Passiamo al menu delle utilities, qui abbiamo la possibilità di proteggere certe immagini per far sì che non vengano cancellate, ruotare le immagini, cancellare le immagini, metterle in ordine affinché vengano stampate, creare un photobook, tutte cose che non si fanno mai in camera, è molto meglio farle a computer. Abbiamo addirittura la possibilità di processare le immagini RAW in camera, assolutamente sconsigliato, è meglio farlo a computer. Possiamo croppare, ridimensionare, possiamo mettere dei voti, questo può essere vagamente utile. Slideshow, possiamo vederle tutte, possiamo decidere di quante foto è il salto quando usiamo la rotella dei tempi, tutte cose che io non tocco mai. Highlight alert, questo è attivato, questo ci fa vedere a monitor se una foto ha dei dettagli bruciati sulle alte luci o sulle ombre, questo lo trovo utile. E EF point display enable, anche questo mi fa vedere sulla mia anteprima, mi fa vedere dove era il punto di messa a fuoco in quel particolare scatto. Playback grid off, la griglia sulle foto scattate non la voglio vedere ma potrei attivarla. L'istogramma mi mostra i colori RGB. Arriviamo al menu chiave inglese dove abbiamo delle opzioni per quanto riguarda i nostri file, possiamo infatti organizzare delle cartelle, possiamo decidere come sarà la numerazione dei nostri file, possiamo decidere se le nostre foto devono essere ruotate automaticamente in base alla posizione verticale o orizzontale in cui stavamo scattando, abbiamo la possibilità di formattare la nostra memory card e qui abbiamo le opzioni per la comunicazione wireless, quindi possiamo andare ad attivarla, io la tengo off perché comunque consuma, e una volta attivata possiamo andare a trasferire file direttamente a un altro device dalla nostra fotocamera. Passando al secondo menu del menu chiave inglese, auto power off a un minuto, qui abbiamo le opzioni di risparmio energetico dell'LCD, abbiamo la possibilità di impostare la data e l'ora, una cosa molto importante specie se dobbiamo sincronizzare due fotocamere. Abbiamo la lingua, vi starete domandati perché io la lascio in inglese, la lascio in inglese perché se mi dimentico qualcosa è molto più facile trovare online quello che sto cercando se so come si chiama in inglese. Viewfinder display, qui abbiamo una serie di opzioni, per esempio abbiamo i livelli elettronici che sono attivi, abbiamo la griglia che è disattivata e abbiamo il flicker detection che viene mostrato, quindi nel momento in cui ho una situazione che genera del flickering mi viene segnalato dalla fotocamera, è un'opzione che trovo molto utile. GPS device settings, questa non ve la faccio vedere perché è bloccata in quanto bisogna connettersi con un dispositivo GPS.
Video system, come vi dico tutte le volte, io uso NTSC perché così posso girare con i 24 frame al secondo che mi sono tanto cari. Feature guide off perché non voglio che mi spieghi quello che sto facendo in quanto lo so già. Touch control standard, informazioni sulla batteria, qui ci fa vedere le performance di ricarica e gli scatti che sono stati effettuati con questa ricarica della batteria. Non fate troppo caso a questa recharge performance perché questa batteria funziona da Dio, quindi non so perché sia sul rosso, è una batteria in perfetta salute. Sensor cleaning, questo serve per andare a pulire il nostro sensore, quindi gli possiamo dire auto cleaning e lo fa tutte le accensioni e tutti gli spegnimenti. Possiamo dirgli pulisci ora e quindi lo farà senza bisogno di accenderla e spegnerla, oppure pulisci manualmente, quindi si aprirà lo specchio e andremo a pulire manualmente il nostro sensore. Passando al menu 4 abbiamo custom shooting mode C1 and C2, sono due opzioni che stanno qui sulla rotella delle impostazioni della nostra esposizione, ci permettono di impostare due predefiniti, quindi se stiamo scattando magari in un contesto che è sempre quello, come può essere il nostro studio, possiamo impostare un predefinito e quindi automaticamente impostando uno di questi due da questa rotella avremo la nostra camera già configurata per fare quello che ci serve senza doverla reimpostare tutte le volte. Clear camera settings vi toglie tutte le opzioni che avete messo fino adesso e vi riporta la fotocamera come fosse appena uscita dall'imballo. Copyright information, questa è una cosa che dico sempre, fate la fatica di inserire i vostri dati perché nel momento in cui ci sono i vostri dati dentro nella fotografia sarà molto difficile rubarvela o pretendere di non sapere di chi era la foto. Siamo arrivati all'ultimo menu, qui abbiamo le custom functions numero 1 e qui come potete vedere abbiamo degli step, per cui abbiamo incrementi di esposizione, un mezzo di stop o un terzo di stop. Ovviamente un terzo di stop è più comodo perché ci dà più versatilità. Dobbiamo anche ricordarci però che lavorare per terzi di stop presenta degli inconvenienti, non ultimo il fatto che andiamo a lavorare con delle estensioni delle nostre sensibilità ISO native, quindi è molto meglio lavorare con le sensibilità ISO native piuttosto che forzare un'estensione. Quindi sul menu numero 2 vediamo proprio questo ISO speed setting increments e qui sarebbe molto meglio lavorare con uno stop e non con terzi di stop, ma usiamo tutti i terzi di stop perché sono più comodi, l'importante è sapere cosa questo comporta. Poi qui abbiamo delle impostazioni di bracketing che sono molto utili, bracketing sequence, queste non le uso mai, ma questo invece lo uso molto spesso, number of bracketed shots, quindi di default noi abbiamo 3 scatti, ma possiamo anche dirgli che vogliamo lavorare con 2, 5 o 7 scatti in bracketing. Ovviamente più andiamo ad aumentare il numero di scatti e più informazioni avremo. Ultimamente sto sperimentando molto con 5 scatti, soprattutto per dei contesti un po' difficili di cui vi parlerò in un prossimo video. Passiamo alla seconda voce che parla dell'autofocus e qui abbiamo tracking sensitivity, quindi nel momento in cui abbiamo un soggetto agganciato dobbiamo decidere se la nostra fotocamera sarà più o meno responsiva di fronte a dei cambiamenti nella nostra inquadratura. Io questo lo tengo sempre a metà, mi va benissimo così. Qui abbiamo tutta una serie di opzioni che vanno a regolare questi parametri della messa a fuoco, vi dico la verità io non le uso. AF assist beam firing, questo io lo tengo attivo, quindi c'è la luce pilota diciamo della fotocamera che mi aiuta nella messa a fuoco. Lens drive when AF impossible, ovvero quando la fotocamera non riesce a mettere a fuoco, io l'ho impostata per continuare a provarci invece che per smettere di provarci. Seleziona la modalità di messa a fuoco, questo serve semplicemente a decidere se voglio disabilitare alcune delle configurazioni di punti di messa a fuoco. Io le ho mantenute tutte, così quando premo il bottone per selezionare i punti di messa a fuoco vado a circolo attraverso tutte queste opzioni e ce le ho tutte a portata di mano, tanto sono 4 clic per cambiarle. Arrivando al terzo menu, qui l'unica cosa che a me interessata e che vi segnalo è che c'è la possibilità di impostare alcune funzioni custom su alcuni bottoni. Io non ricordo nemmeno se l'ho fatto, credo di averla lasciata di default com'era perché non li uso veramente, quindi non ho sentito la necessità di impostarli, li ho lasciati com'erano, però qui esiste la possibilità di personalizzare alcuni dei bottoni. Ultima voce di menu che sembra inutile perché se non la riempite rimane vuota, però in realtà è molto carina. Qui abbiamo la possibilità di impostare dei menu personalizzati. Io questo per esempio l'ho chiamato video e qui dentro ho messo picture balance, picture style, AF point e configurazione video. In sostanza questo è un menu che riassume le cose che utilizzo più spesso quando vado a fare video, quindi senza dover tornare dentro tutti i menu che abbiamo visto in precedenza, io quando entro qui ho direttamente la maggior parte delle cose che mi servono per fare video. Ho anche movie rec quality e sound recording che non sono attivi perché in questo momento io sono in modalità foto. Nel momento in cui switcho a modalità video e torno all'interno del menu, ecco che ora in modalità video siamo switchati quindi al sistema operativo video, dal sistema operativo foto, ed ecco che queste due opzioni adesso sono attive. Quindi sound recording, io qui gli vado a dire manuale e in base a quello che sto registrando gli vado a dare un gain. Vedete, questa qui è la mia voce che bippa se è troppo alta,
per cui se vado ad alzare il volume vedete che clippa, questo è un volume troppo alto, quindi lo devo abbassare ma non troppo, così potrebbe essere un volume corretto in quanto non clippa e sta nei pressi dei 12. Per quanto riguarda Movie Rec Quality, qui abbiamo la possibilità di impostarla. Dobbiamo innanzitutto scegliere tra MOV e MP4. Allora, differenze tra questi due formati: fondamentalmente nel momento in cui registriamo in MP4 abbiamo la possibilità di registrare a 59,94 frame al secondo, cosa che non succede quando registriamo in MOV. Quando registriamo in MOV possiamo registrare a 29,97 o a 23,98. Inoltre, nel momento in cui stiamo registrando in MOV, avremo a disposizione il formato per l'editing All Eye, che è quello che io preferisco. Questa è la mia configurazione preferita per registrare video con questa fotocamera. Se invece stiamo in MP4, abbiamo la possibilità di registrare a 60 frame al secondo, ma solo in modalità standard IPB, quindi è una modalità più compressa. Per cui dobbiamo fare questa scelta, dobbiamo decidere se avere la qualità maggiore, ma avere meno velocità e meno possibilità di editing sulla velocità, quindi niente slow motion, quindi qualità maggiore senza slow motion, oppure slow motion ma con qualità minore. Queste sono le due opzioni che ci mette a disposizione questa fotocamera, sono entrambe molto valide. Questa è la mia configurazione preferita per i video che faccio di solito. Se voglio fare lo slow motion, passo al formato MP4 e imposto i 60 frame al secondo. Bene amici, come avete potuto vedere, un menu abbastanza intricato, non facile, non di semplice impostazione, perché comunque ci sono tante cose. È una fotocamera complessa, non è una fotocamera entry level plug and play, è una fotocamera su cui bisogna fare delle cose, bisogna dargli dei valori, delle impostazioni, perché così la usiamo a pieno. Se non lo facciamo, ci stiamo accontentando di quello che la fotocamera fa di default, però non è tarato sulle nostre esigenze, e quindi è un gran peccato, perché è una bella macchina questa. A questo punto io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se ne possedete una, se la vorreste, se l'avete appena persa. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, così trovate altri contenuti per rimanere aggiornati col mirabolante mondo di fotografia e videomaking. Lasciate anche un like a questo video, così mi aiutate a crescere, aiutate il canale a diventare sempre più grande, a portarvi contenuti sempre più elaborati, e signori, io vi do appuntamento al prossimo video.